Amici di Battista 70 Phone, benvenuti alla 39esima puntata del Mettiamoci la faccia. Prima, come al solito, vediamo un po' quello che abbiamo combinato nel canale YouTube. Lucio ed io, soprattutto Lucio perché ha fatto lui il test ed era suo, era perché come al solito la scimmia gli è presa e l'ha già rivenduto. Comunque abbiamo testato lo Xiaomi Mi 2 e devo dire che è un gran bel mezzo. Di serie, come ben sapete, monta come interfaccia la MIUI ed è davvero molto rapido anche a livello fotografico, se la cava bene, è un terminale interessante. Diciamo che, comprese le spese di importazione, in dogana, poi bisogna vedere cosa viene dichiarato. Se lo prendete all'estero, sui 370-380 euro la cavate. Lucio l'ha preso tramite un sito italiano che si chiama Viva Android e l'ha pagato 400-450, ora non ricordo bene perché lui aveva il modello da 32. Comunque, terminale davvero molto interessante, ben costruito, niente male, si sta confermando, insomma, non possiamo più parlare di cinesate visto che cominciamo ad avere dei terminali davvero molto interessanti. Nel frattempo io ho richiesto il Meizu MX2, sto aspettando che me lo mandino, la risposta è stata affermativa, quindi spero a giorni di averlo per le mani. Poi vabbè, ho fatto due piccoli test con il programma FX Guru, una stupidata praticamente, vabbè, un programma di fate una foto, fissate un effetto e questo effetto viene fatto, ve lo faccio vedere velocemente, anche perché non è che sia sta gran cosa. Qui ho fatto finta di far saltare per aria il mio criceto, la cosa è una stupidata. Poi abbiamo testato l'HTC 8S, per quanto riguarda riprese foto, direi nella norma 5 megapixel, riprese in HD, non in Full HD. Diciamo sì, abbastanza nella norma, niente di eccezionale, però vabbè, perlomeno le foto secondo me sono abbastanza belline. Per quanto riguarda il terminale, nonostante abbia solo 512 MB di RAM e un processore da 1 GHz contro il processore da 1,5 GHz del modello 8X, va abbastanza bene, abbastanza fluido, non riesce a riprodurre i video in Full HD. La pecca è la memoria interna da 4 giga, poi mi hanno detto che c'è una cartella altro di HTC che si porta via quasi 2 giga, solo quella, parte dell'applicazione viene installata sul terminale, per cui alla fine vi ritrovate che dopo poche applicazioni installate non avete più memoria, insomma se volete installare, che ne so, un navigatore non so se riuscite a farlo. Almeno io non ho provato, però ho provato a installare due giochi pesanti, uno sono riuscito, al secondo la memoria era già esaurita e questo è un peccato. Spero che risolvano perlomeno il bug della cartella altro che porta via ben 2 giga, almeno qualcosina rimane in più. Oppure un aggiornamento, cioè una nuova release che porti la memoria direttamente a 8 giga, ma a questo punto vuol dire proprio cambiare terminale. Però vabbè, nel complesso diciamo che come tutti i Windows Phone è molto, molto rapido, molto fluido, poi l'interfaccia può piacere o meno, però a me come livello di fluidità e fruibilità, diciamo, e semplicità d'uso, come dissi a suo tempo, senza offesa per nessuno, è a prova di scemo, perché comunque è veramente molto semplice da utilizzare. Vediamo velocemente le notizie di oggi, anche perché poi io ho qualche. Avevo intenzione di fare una puntata un po' particolare. Uno, raccontare un pochettino la storia di come è nato il blog e tutto questo, e due, allo stesso tempo dare dei consigli. Vediamo velocemente la notizia principale. Diciamo che ormai è appurato, almeno che di stravolgimento, che il nome dell'M7 sarà HTC One, molto semplicemente HTC One, e questo è già stato testimoniato anche durante il video, quando si è messo a parlare prima M7, M7, poi ha cominciato HTC One, HTC One. Quindi viene da pensare che il nome M7 sia classico codename,
come all'epoca c'era, che ne so, il Peter 1600, era il Trinity, il Peter 1650 era il Cruise e così via, diciamo i classici codename che utilizza HTC e non solo. Poi LG ha ufficializzato l'LG Optimus G Pro con caratteristiche di tutto rispetto, processore quad-core Snapdragon S4 Pro, memoria da 2 GB, display da 5 pollici e mezzo, risoluzione Full HD, e vetro curvo per garantire una visione a 2,5D, fotocamera da 13 megapixel, batteria da 3140. Diciamo che insomma, dimensioni a parte, rispecchia quello che sarà lo standard dei dispositivi che vedremo nei prossimi mesi, il Full HD quad core, che forse per quanto riguarda l'S4 potrebbe essere addirittura un 8 core, ma comunque sono voci, sembrano abbastanza fondate, comunque staremo a vedere. In ogni caso, come avevo detto l'altra volta, il gradino si sposta ancora più in alto, adesso ormai la risoluzione HD è una cosa normale, si passa a risoluzione Full HD. Che ripeto, secondo me su uno schermo comunque anche da 5-6 pollici Full HD non so quanto possa rendere. Vabbè, comunque sono curioso di vederlo e magari riuscire a fare un salto in LG, se ne hanno uno da provare, magari anche in loco, non sarebbe male. Poi il nostro amico il Franzoso, sapete che collaborava con noi, ha deciso di intraprendere una strada propria, ha aperto un proprio blog, niente di male, continueremo a collaborare assieme. Ci ha mandato la foto di quello che sembrerebbe essere il nuovo Nokia Lumia tablet, che è stato praticamente, stanno scorrendo delle diapositive in Pakistan del 620 e è finito in mezzo una diapositiva che sembra mostrare il tablet. Potrebbe essere niente di nuovo, nel senso che comunque se ne era già parlato. E questo potrebbe essere il tablet. Vediamo anche i contorni colorati. Adesso andiamo a sapere se è una cover o se sarà veramente colorato così. Questo non lo possiamo sapere. Vabbè, BlueStacks. Poi il nostro amico Marco ha fatto una video recensione di un particolare specie di mini PC che costa circa 30 sterline, si arriverà a 50-60 con tutte le varie periferiche. Vi consiglio di vederlo perché io sono rimasto abbastanza stupefatto, non lo conoscevo ed ora sto aspettando di vedere il secondo video che dovrebbe fare in cui lo va a collegare come lui lo vuole usare come dispositivo multimediale da collegare alla TV. Secondo me è una buonissima idea, ma aspettiamo il secondo video, sono molto curioso anch'io. 78% di Windows Phone è marchiato Nokia e su qua non avevo grossissimi dubbi, perché in ogni caso il brand è pur sempre forte e conosciuto. E poi ultima notizia di cui volevo parlare prima di intraprendere un altro tipo di discorso è quello del rilascio della versione 4.2.2 per i Galaxy Nexus, Nexus 7 e Nexus 10. Alcuni siti riportano anche per il Nexus 4, ma a noi non risulta. A noi risulta che siano stati, per ora ci siano questi tre dispositivi interessati alla distribuzione della nuova release che dovrebbe portare dei miglioramenti alle prestazioni e alcuni bug e fixes. Quindi staremo a vedere. E poi vabbè, come vi dicevo, la video recensione dell'HTC 8S. E una foto di quello che potrebbe essere l'HTC One o M7, non so, mi risulta molto strano quel doppio speaker superiore e posteriore. La fonte, diciamo, pare sia abbastanza attendibile per quanto riguarda appunto le cose di casa HTC, però non so, doppio. Secondo me sarà molto più simile alla serie One, tipo One X, One S. Poi però vai a saperlo. In ogni caso il 19 febbraio qui vicino e lo vedremo. E Nokia Lumia 620 da oggi praticamente, no, dal 18 febbraio sarà disponibile in tutta Italia ad un prezzo molto interessante di 249 euro. E insomma, non c'è che dire, abbastanza buono.
Ecco, ora volevo venire un attimino a parlare della storia del blog, oppure come molti mi chiedono come fare per avere i dispositivi dalle case madri. Allora, diciamo che io, vabbè, i contatti me ne sono fatti nel corso degli anni, ho collaborato anche con altri siti, di cui ora non sto a fare i nomi, comunque. Già li conoscete perché ne abbiamo parlato varie volte. Alcuni contatti me li sono portati dietro, me li sono curati per bene, tutta una varietà di attività di PR, anche tante volte vedete pubblicate dei comunicati stampa che al momento possono sembrare inutili, però è anche diciamo, un modo per tenersi buoni un po' tutti, perché non si sa mai, può sempre tornare utile. Ora magari una casa che reputiamo, magari anche dei telefoni che possiamo reputare scarsi, che ne sappiamo che da qui a 3-4 anni non diventi la nuova Samsung o la nuova Apple. Quindi la nostra mentalità è di non snobbare assolutamente nessuno e in questo modo riusciamo bene o male ad avere sempre dei buonissimi contatti e dei buonissimi rapporti con tutti. A volte bisogna ingoiare anche dei bocconi amari perché si vedono altre testate, ok, magari anche più grosse, ma a volte si vedono anche testate più piccole che hanno dei terminali da recensire e noi magari abbiamo richiesto, ci è stato detto non ne abbiamo, poi li vediamo in giro. Vabbè, una volta a me, una volta a te. Diciamo che non, nel nostro settore, non, almeno da parte mia, non c'è assolutamente invidia verso nessuno. A volte mi dicono: ah, ma hai visto che quello ha già fatto? Va bene, andrò a vedermi la recensione, mi faccio un'idea, è buon per lui, poi capiterà anche a me. Diciamo che ci vuole pazienza. Poi, ora, chi vuole partire adesso ha un vantaggio, non indifferente. Avete Facebook, su Facebook trovate tutte le varie fanpage delle case costruttrici. Non dovete fare altro che andare nella fanpage, magari mandate un messaggio privato, lo chiedete, dite: io ho appena aperto un blog, mi piacerebbe provare un vostro prodotto, a chi mi devo rivolgere. Generalmente sono molto gentili, vi danno magari in privato il contatto mail dell'ufficio stampa o comunque di chi si occupa della distribuzione di prodotti, tramite il quale potrete avere la possibilità di testare vari prodotti. Generalmente sono tutti abbastanza gentili, anche perché comunque è loro interesse far conoscere i prodotti. E chi meglio di noi blogger lo può fare? Lo facciamo a gratis, un ritorno per noi sicuramente, perché in ogni caso aumentano le visite, ma è comunque un ritorno pubblicitario anche per loro. Perché attenzione, internet sta diventando sempre molto più importante. Ad una presentazione un giornalista che scriveva sulla carta, parlando con me, con Lucio, fa: voi ci state portando via il lavoro, è molto più facile che invitino voi alla presentazione rispetto che invitino noi, o comunque fa poi tante volte il materiale da recensire lo mandano prima a voi che a noi, perché praticamente ormai cioè, internet è libero e tanta gente non va neanche più a comprare i giornali. Chi va a comprare i giornali di settore? Non penso che siano rimasti in molti. Io forse qualche anno fa compravo i giornali perché avevo il Commodore, c'erano dentro anche le cassettine, c'era magari la guida su come programmare. Ma tanti anni fa, quando c'era il Commodore, non c'era neanche internet, o c'erano proprio i primi esperimenti di internet, quindi io l'unica soluzione che avevo era quella, mentre invece adesso avete molta più possibilità e comunque le notizie si diffondono molto più velocemente in internet che sulla carta stampata ed è più facile anche reperirle. Per cui quel consiglio che vi do è di contattare le varie case sulle fanpage. Poi per quanto riguarda costruirsi un blog, serve un server esterno dove appoggiarsi e servizi tipo Aruba vi forniscono l'ARL, vi forniscono il server su cui appoggiarvi, ci sono vari costi, ma comunque vi assicuro che sono costi molto contenuti. Noi adesso abbiamo scelto di appoggiarci a un server più grande in Germania, abbiamo praticamente degli accordi con un ragazzo che ci segue. Il blog, il forum che ci segue un po' tutto perché aumentando i numeri aumentano ovviamente anche le necessità e serve sempre curare di più il blog, il forum. A volte
capita che purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, magari ci ritroviamo col sito down per qualche ora, ma generalmente adesso i contatti sono molto veloci con il programmatore e riusciamo a risolvere in fretta. Comunque, per iniziare, potete farvi un blog tranquillo. Ma se non volete neanche passare attraverso Aruba, ci sono siti tipo, che ne so, blog attivo. Io il mio primo blog personale l'avevo fatto lì. Sì, ci sono delle limitazioni, non potete mettere più di tanto, però bene o male per partire va bene. Io vi dico, la mia storia è molto recente, perché io ho iniziato nel 2005 a interessarmi di telefonia e nel mondo di internet. Sono stato rimasto per 3 anni in un blog, per cui in un forum. Poi ho scritto per questo forum e ho scritto anche per un altro blog, e poi a un certo punto ho deciso di prendere una strada per i fatti miei. Siamo partiti io, Nichols e Lucio, che siamo i 3 soci storici. E pian pianino poi abbiamo accolto degli amici, tipo Massi, è stato uno dei primi che ha voluto scrivere per noi, Nadia, adesso non vorrei dimenticare qualcuno, comunque tutti quelli che vedete scrivere, come ad esempio anche gli ultimi arrivati, Mark, che si dà molto da fare, Luigi, che si diverte con le recensioni dei giochi. Diciamo che, insomma, internet dà molte possibilità a tutti, ci vuole dell'impegno. Molte volte mi richiedete i contatti diretti degli uffici stampa, non è per cattiveria o perché voglio tenerli per me, non voglio darli a nessuno, però io non sono autorizzato a dare gli indirizzi email diretti. Ve l'ho detto, andate nelle fanpage, riceverete tutto il supporto possibile e immaginabile, perché comunque, lo ripeto, è interesse loro, gli facciamo pubblicità. Che sia buona o che sia cattiva, l'importante è che se ne parli. Un altro consiglio che vi do è di essere sempre sinceri. A volte può sembrare brutto, antipatico parlare male di un prodotto che ci è stato mandato, ma se il prodotto ha dei difetti, è bene che anche la casa che lo costruisce lo sappia. È inutile che non vi fate prendere dalla riconoscenza. E diciamo, dai, non posso parlarne male. Diciamo che c'è modo e modo di dire le cose. Si può fare, si può parlare, diciamo, non benissimo di un prodotto usando un po' di diplomazia, dicendo non è proprio il massimo da questo punto di vista. Però il consiglio è di dire comunque sempre la verità. La lunga viene premiata. A me non c'è nessuna casa che non mandi prodotti. Che me li mandi prima, che me li mandi dopo, questo è un altro paio di maniche. Però non c'è nessuna casa che non mi mandi i prodotti. Vabbè, adesso sto cercando di allacciare rapporti con BlackBerry, ma d'altra parte noi di BlackBerry abbiamo sempre parlato poco, quindi non mi stupisco che non ci conoscano. Di conseguenza, vabbè, ci stiamo provando, se riusciremo bene, se non riusciremo, amen. Comunque, vi dico, la sincerità alla fine paga sempre. Dite sempre quello che pensate. Perché comunque la prima cosa che viene sono, cioè diciamo, la cosa più importante sono i lettori. Il lettore si fida di voi, se gli dite che un terminale funziona bene, ha un'autonomia di 6 giorni e quant'altro, lui va, lo compra e poi non riscontra queste cose. Uno, gli avete fatto buttare via dei soldi per niente. Due, avete perso un lettore. Magari vi siete arruffianati un po' la casa, ma la cosa alla lunga non funziona, ve lo dico chiaro e tondo. Io so di qualcuno che preferisce arruffianarsi le case, noi non siamo così. Diciamo che magari siamo col tempo, forse con l'esperienza, con le migliaia di video recensioni che abbiamo fatto e tutto, siamo diventati un pochettino più diplomatici. Però state pur certi che non vi racconteremo mai palle. Se un terminale non è valido, non lo è. Tant'è vero che mi ricordo l'ultima volta che sono stato in LG,
tanto per fare un esempio, e Raffaele mi ha detto: oh, finalmente ho trovato un terminale che ti piace, perché avevo appena parlato dell'L9 e avevo detto che mi piaceva. Io ho detto sì, ho detto, questo mi è piaciuto davvero e ne ho parlato bene con sincerità e trasporto, cosa che non era avvenuta per l'L7. Mi ero trovato male, ho trovato dei bug e li avevo detti. Però vedete che non è che con LG, perché dell'L7 non ho parlato bene e poi non abbiamo più avuto nessun tipo di rapporto. Anzi, è stata apprezzata la sincerità, ne abbiamo parlato e abbiamo discusso, tanto è vero che poi mi avevano invitato a provare il Nexus 4, l'LG Pro, cioè praticamente tra i primi in Italia. Quindi vedete che alla fine la sincerità viene sempre apprezzata. Vi dico, ragazzi, bisogna avere anche pazienza, non sempre si ottiene tutto subito. So che questa è una cosa che, contrario a distinguere i nostri tempi, tutti vogliono la pappa pronta, tutti vogliono tutto subito, ma anche adesso ci vuole un po' di gavetta. Prendetela come un discorso da fratello maggiore, non voglio mettermi a fare il predicatore. È un consiglio che vi do: un po' di gavetta e di umiltà ci vuole sempre. Non pensate mai di essere arrivati. Io, per quel che mi riguarda, ringrazio sempre, rispondo sempre a tutti. Per me non ho mai evitato il confronto e rispondo sempre a tutti perché comunque mi fa piacere farlo e la mia educazione è questa. Non ti dicono: ah, come fai a rispondere a tutti? Il tempo lo trovo e lo devo trovare perché comunque mi fa piacere e mi sembra giusto dare delle risposte, visto che comunque se trovo qualcuno che è interessato ad un mio articolo o ad un mio video, mi fa anche piacere poi dargli delle spiegazioni. Spero di essere stato abbastanza chiaro e di aver chiarito un po' come funziona questo mondo. A chi ci si vuole avvicinare, gli faccio i migliori auguri, il migliore in bocca al lupo e buon divertimento. Dai, con questo concluso, una puntata un po' particolare. Un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 fuori. Battisti 70 phone, the human sensor technology.